Le baraccopoli di Nairobi sono immensi agglomerati urbani che costellano la capitale keniana. Sono composti da baracche di pochi metri quadri, senza acqua corrente o elettricità. Luoghi in cui mancano i servizi più basilari, in cui milioni di persone vivono in un contesto di povertà, degrado e vulnerabilità davvero inconcepibile. Milioni di persone abbandonate a loro stesse senza nessun sistema di welfare. Ma gli abitanti dello slum sono soprattutto bambini, moltissimi in età prescolare. La natalità all'interno delle baraccopoli è infatti altissima e le strade dissestate che le compongono sono piene di bambini che non possono andare a scuola, che vagano senza meta in un contesto così pericoloso e che troppo spesso sono costretti a lavorare per contribuire al debole bilancio familiare. Questa grave violazione dei diritti umani di tutti, adulti e bambini, si ripercuote anche e soprattutto sui più piccoli, su chi non ha ancora l'età per poter frequentare una delle poche scuole all'interno dello slum. E che si trova a muovere i suoi primi passi in mezzo ai rifiuti, alla terra rossa delle strade, ai piccoli canali di scolo che scorrono ovunque. Insomma, le baraccopoli rappresentano un inferno per chiunque. Per un neonato o per un bambino di pochi mesi, esse sono l'ultimo girone. Sono moltissime le madri che non hanno infatti un luogo dove lasciare i propri figli più piccoli e che sono costrette a decidere se portarli sul posto di lavoro o lasciarli incustoditi nelle baracche dove vivono. Già di per sé, sarebbe una situazione insostenibile, ma il lavoro che moltissime madri svolgono la rende ancora peggiore. Lavorano infatti nella discarica di Dandora, raccogliendo materiali plastici come confezioni e sacchetti e lavandoli nel fiume che scorre tra i cumuli di rifiuti. Un lavoro usurante e svolto in un ambiente a dir poco insalubre. Molte di queste madri sono costrette a portare con loro i figli più piccoli, che vivono la loro infanzia in mezzo ai rifiuti, non ricevendo una dieta equilibrata, e vedendo quindi pregiudicato il loro sviluppo psicofisico. Alice Baby Care è nato per cambiare tutto questo. È il primo asilo nido nelle baraccopoli, posto a pochi metri dall'ingresso della discarica di Dandora, un luogo costruito a misura di bambino, dove sempre più bimbi possono trovare rifugio e dove ricevono una dieta adatta alla loro crescita. Un luogo dove le madri che lavorano ogni giorno in discarica possono lasciare i loro figli, sapendo che saranno accuditi per tutto il corso della giornata e che potranno giocare con altri bambini invece che vagare per la discarica. Qui vengono seguiti da educatrici ed educatori qualificati, fanno attività ricreative adatte alla loro età. Possono essere bambini normali, un diritto che nelle baraccopoli costituisce un privilegio per pochi. Alice Baby Care rappresenta una speranza per decine e decine di madri dello slum e per i loro figli, una scintilla che, grazie all'aiuto di tutti, può divampare. Per saperne di più su questo progetto e soprattutto scoprire come sostenerlo, clicca qui.